prima volta che ti vediamo, dopo il passo passo subito a Fiorenzuola, inaspettato, al di là della sconfitta e come si perde, e si è perso male. Però è la prima volta che ti vediamo. Certo. E forse dall'espressione è la prima volta che ti vedo cupo. Sì, no. No, beh, mi parli subito di quelle partite lì, quindi mi incupisco immediatamente. Anche perché dire passo falso è stato un super passo falso, non un passo falso, sarebbe riduttivo. Lo sappiamo perfettamente in questo momento, nonostante il mio direttore Sagramola abbia fatto un'azione encomiabile per quanto mi riguarda di venire a parlare finita la partita. Io sarei venuto anch'io, ma giustamente la società ha preso in mano un attimo la situazione, si è preso la responsabilità. Sappiamo perfettamente che la responsabilità non è assolutamente solo quella del direttore, ma assolutamente da condividere con tutti, ovviamente io, il mio staff e la squadra. Quindi in questo momento, sapete, per me è molto complicato parlare, posso anche sembrare poco credibile in quello che posso dire in questo momento qua, cerco di riferire solo cose più giuste, senza cadere in banalità e senza dover dare troppe spiegazioni, anche perché qualsiasi spiegazione potremmo dare in questo momento pecca molto probabilmente di credibilità, potrei dire delle cose che in questo momento si crede poco. È tutto qua, quindi siamo molto dispiaciuti, chiediamo scuse innanzitutto, lo faccio anche perché appunto come hai detto è la prima volta che vengo dopo la sconfitta, di chiedere scusa innanzitutto alla mia società, innanzitutto per primi, e a tutti i tifoseria, alla stampa. Credo che chiedere scusa della prestazione sia il minimo, e proviamo un pizzico di vergogna ovviamente. Detto questo, ci stiamo dando le coltellate sui fianchi tutti, però la verità è che domani c'è una partita importante e non possiamo far altro che pensare alla partita di domani, anche perché in fin dei conti è una questione oggettiva il fatto che domani ci siamo noi, ci sono io e ci siamo noi come squadra, questi rimaniamo, questi siamo, quindi dobbiamo necessariamente cercare di fare la partita più giusta possibile. Detto tu, un pizzico di vergogna, magari la partita di domani serve proprio per togliere questo pizzico di vergogna. Ma io credo che il pizzico di vergogna te la togliere difficilmente sarà da togliere, perché rimangono quelle partite che rimangono un pochettino impresse. È vero che col tempo poi il calcio lava via tutto spesso, io tante volte dico come se ne vanno le vittorie, se ne vanno anche le sconfitte, ce ne sono alcune che però ti rimangono un pochettino più addosso, un po' per quello che ti aspettavi, un po' per insomma anche perché nonostante tutto quello che si possa pensare, io reputo questa squadra sicuramente non una schiacciasassi che vinceva tutte le partite, ma neanche questa. Io credo che ci sia una via di mezzo, e sia una via di mezzo verso l'alto. Questo non mi fa cambiare idea per una prestazione, e su questo io continuo a lavorare assolutamente. Sta a noi adesso, con poche parole, assorbire tutto quello che ci è stato detto e abbiamo fatto, e cercare di trasformarlo in qualcosa di diverso, dove ovviamente è anche una possibilità per poter dare del peso come uomini a ognuno di noi. Io volevo chiederti questo, tu giustamente hai detto guardiamo alla partita di domani, però da esterno, no? Se guardo le prime 10 fino a questo momento, vedo una squadra, impressione mia, che è andata a, non faceva calcio champagne come me, però andava a crescere, arriviamo alla partita con l'Atalanta under 23 e vediamo magari un altro scalino in crescita. Dopodiché l'impressione è che nelle altre 4, invece che salire, si comincia a scendere. Vero. Tutto quello che dite in questo momento è verità, e non pensate che anche noi non pensiamo questo, e non siamo qua per cercare di trovare soluzioni. Devo dire che sia la squadra, che si è riunita internamente tra di loro, ovviamente anche poi con noi, sia la società, sia la mia società, parlo soprattutto dei proprietari, ma anche di quelli che ci sono più vicini in questi momenti, che sono il direttore Sagramola e il direttore Matteassi, sin dalle battute successive abbiamo cercato di fare squadra, di metterci in campo per cercare di trovare le soluzioni
a un qualcosa che sta mancando, qualcosa che sicuramente abbiamo sbagliato. E in primis è importante riconoscere il fatto che qualcosa si è sbagliato. Io lo riconosco, il fatto che qualcosa ho sbagliato, perché altrimenti non possono essere questi risultati. La squadra, secondo me, si è resa conto che qualcosa ha sbagliato. E, ripeto, io adesso vi posso dire: ci stiamo rimettendo, abbiamo lavorato bene, ci siamo concentrati, vogliamo domani spaccare tutto. Sono poco credibile in questo momento, però è quello che noi stiamo cercando di mettere in campo. È l'unica maniera che abbiamo per poter rispondere, perché ripeto, comunque rimaniamo noi. Domani siamo sempre noi, la stessa squadra di Fiorenzuola, stesso allenatore di Fiorenzuola, ma che chiaramente ha capito che così non si può andare avanti, che abbiamo fatto degli errori. Si dice sempre che la consapevolezza nasce dal fatto quando si riconoscono gli errori. Noi questo l'abbiamo fatto. Il pensiero di poteva essere fatto, si doveva fare questo, si doveva fare quell'altro, per noi come tecnici deve uscire, perché non ci dobbiamo dare degli alibi, e i calciatori la stessa maniera, anche se loro ne hanno un pochettino di più, perché è così solitamente. Ho fatto il calciatore pure io e l'alibi era dietro l'angolo, devono cercarsi di toglierlo. E ripeto, in questo momento si va anche sulla bontà degli uomini, è anche un momento alla quale dare un peso a quelli che ci sono, quelli che non ci sono, quelli che possono dare qualcosa in più o in questo momento sono attardati, sia a livello mentale, a livello fisico, non lo so. Noi siamo per questo e stiamo lavorando assolutamente per questo. Sì. Tu riconosci per caso anche come mai manca a volte un po' di personalità in questa squadra, anche negli elementi che a livello di esperienza dovrebbero portarlo? Beh, è chiaro, è certo che io è sempre stato detto anche questo, nella costruzione della squadra si è anche ricercato questo, giocatori che abbiano avuto personalità, giocatori che sono stati capitani e che nelle loro avventure abbiano anche sostenuto stadi importanti come quello che è il nostro. E in questo momento qualcosa ci manca sotto questo punto di vista, molto probabilmente mi devo elevare molto in più anch'io. Forse avevo considerato questa una situazione chiara, cioè li abbiamo, molto probabilmente li abbiamo, ma in questo momento non si riesce a dare quello che noi ci aspettavamo. Sappiamo perfettamente che andremo di fronte domani ad una partita complicata, molto probabilmente anche con un pubblico in questo momento che potrebbe anche avere delle remore contro di noi, verso di noi. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che in questo momento le persone sono libere di fare le scelte. Se ci vorranno sostenere saremo molto felici, se non ci vorranno sostenere è una scelta che si fa e poi dobbiamo prenderne atto, perché è quello che ci siamo guadagnati fino adesso. Sarà una difficoltà in più, questo di sicuro. Senti, dalla mia esperienza, le squadre che ho visto indossare la maglia del Vicenza vincenti avevano sempre dei giocatori di riferimento: Viviani, Lopez, Di Carlo, in quella formazione. L'ultima bel Vicenza che mi ricordo è stato quello di Pasquale Marino, e mi ricordo un Brighenti che svettava. Faccio fatica in questa squadra, e credo che le squadre che vincono ne abbiano bisogno come il pane, di individuare questi tipi di giocatori. Hai perfettamente ragione, ma credo che l'ho detto io sin dai primi giorni questo. Secondo me ci sono, io nonostante tutto, sì, sì. Per quello che dico potrei passare per poco credibile, ma nonostante tutto ho la speranza che comunque questi calciatori ci siano, e anche perché alcuni li conosco personalmente, lo sono sempre stati dalle altre parti. In questo momento forse abbiamo bisogno anche di un risultato positivo che ci faccia prendere la nostra rivincita. Noi abbiamo bisogno anche di prenderci un po' una rivincita su un campionato che non ci sta facendo diventare protagonisti, dove però non facciamo mancare l'impegno negli allenamenti. Io fatico a trovare un allenamento fatto male. Abbiamo bisogno di trovare anche un momento dove facciamo una bella partita, dove qualche giocatore si eleva, come stai dicendo te, ad essere anche leader di questa squadra. Molto probabilmente io mi sento in dovere di esserlo più di altri, perché sono a capo di questa delegazione, di questa squadra, di questo team. Non mi fa paura la difficoltà, non soffro il fatto di essere in discussione o no. Non fatemi essere banali nel dire che tutti gli allenatori sono in discussione come sono altri. Pazienza,
è una prova anche per me, io sono pronto ad affrontare questa prova. L'importante è gli altri ragazzi che non dovranno mai avere dei rimpianti, perché se fra 5-6 anni diranno forse quell'anno lì a Vicenza, se ci mettevo quella cosa lì in più potevo portare a casa qualcosa, il rimpianto è la cosa più brutta che ti rimane nel calcio, non dobbiamo cercare di non averla, di dare tutto quello che abbiamo. Ci stiamo vergognando, ci stiamo dando, ripeto, coltellate. Cioè, dopo però bisogna andare sul tecnico, bisogna andare sullo specifico e bisogna andare nella preparazione di una partita. Io rimango un allenatore e l'allenatore devo fare. Credo che ognuno per le sue mansioni deve fare il suo, perché altrimenti si intrecciano le cose e diventa un po' più confusionario. L'unica cosa che voglio dire ai nostri tifosi, che ci hanno sostenuto tantissimo anche sul 3-1 a Fiorenzuola, è che loro possono fare una scelta domani, che è quella anche di sostenerci. Dobbiamo portarli noi dalla nostra parte e cercheremo di fargli cambiare idea. Non sarà facile, perché le cose nel calcio ti rimangono un pochettino addosso. È per quello che a volte bisogna anche andare sui calciatori e parlare di rivincite, di prendersi delle rivincite, di dimostrare a quelli che siamo, perché io non credo che siamo questi. Ecco, non, assolutamente no. Magari nemmeno quelli che stravincono il campionato, ma nemmeno questi che eravamo quelli di Fiorenzuola. E ripeto un'altra volta che secondo me vedo il livello del campionato, non lo vedo un campionato di un livello altissimo, e questo è il mio dispiacere, perché secondo me siamo a un livello dove potremmo sicuramente dire la nostra, in un momento sicuramente di fase migliore, sia soprattutto mentale, soprattutto sotto questo punto di vista. Fisicamente c'è a disposizione. No, scusate, non ho capito. No, è la stessa, è la stessa. Allora, abbiamo due o tre situazioni, credo De Maio, forse non so se hanno comunicato, stiamo facendo gli accertamenti su De Maio, abbiamo un paio di situazioni in valutazione domani mattina, ma che se non saranno, non fatemi fare nomi, robe varie, perché sono un paio, ma se non saranno disponibili o pronti gli altri, comunque ho 24 convocati. Sì, no, volevo sapere se non si stava meglio. Sì, è ancora ni. Ancora ni. Ma io, scusami, ho un problema. Ma ha avuto un fastidio, lo stiamo in fase di valutazione, sicuramente non è convocato, perché sicuramente domani non ci sarà, ma siamo in corso di valutazione. Insomma, ecco, l'unico. Totale. Quando ci sono partite come queste in cui la squadra non va bene, è anche il momento, e l'allenatore è in discussione mentre i giocatori sono forti perché sanno che rischiano meno, insomma, obiettivamente. Ecco, sono anche i momenti in cui, e penso che tu lo sappia, si vede se i giocatori giocano per l'allenatore tutti o se qualcuno non del tutto. Ecco, hai paura di questo aspetto? Ma allora, questa è una bella domanda, nel senso che sì, l'ho vista, l'ho vissuta. Io personalmente ho sempre giocato per la mia carriera e per la squadra in cui giocavo, senza pensare, anche perché sarebbe stupido secondo me farlo. Io non l'ho mai fatto da calciatore, giocare contro un allenatore. Io non vedo queste cose, io vedo una squadra che era battuta, molto 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 battuta, anzi... c'è stato il momento di richiesta della squadra, che ha avuto un momento in cui si è anche rinchiusa in se stessa in uno spogliatoio per cercare le soluzioni, poi hanno chiamato noi staff per condividerle. Insomma, io ho visto una squadra, abbiamo anche dei rapporti abbastanza, non intimi ovviamente, però abbiamo dei buoni rapporti, non vedo questo, io non vedo abbattimento nell'allenamento. Molto probabilmente è il momento anche dove bisogna fare anche delle scelte che magari a volte possono sembrare anche contraddittorie, o comunque scelte che magari possono andare anche contro alcuni pensieri che può avere la gente, però la forza anche di un allenatore è quella ogni tanto di fare delle scelte che devono essere forti, non perché si è perso per altro, ma perché a volte bisogna creare nel gruppo una leadership tale dove non si guarda in faccia nessuno. E sicuramente il rispetto sotto questo punto di vista non viene a mancare. Se poi sarà così, io penso di no, perché ognuno comunque pensa di dover fare bene, le figuracce in campo li si fa tutti, altrimenti se le cose vanno male. Nessuno ne guadagna, assolutamente. Senti, hai parlato di rivincita, di questo spirito di rivincita, no? Andando anche un po' sul punto di vista tecnico, può, speriamo che non capiti, che la rivincita... addirittura a cercare di
Guarda, sì, no, ho capito perfettamente, ma quello che credo che tu voglia intendere è che quando non si trova una quadra, allora si pensa a giocare un pochettino da soli e a risolvere le cose da soli. Ma guarda, già sarebbe una reazione a voler provare a fare qualcosa, già sarebbe una reazione. Tralasciando il periodo, stiamo andando a valutare tante cose, le conclusioni, le occasioni, meno male siamo in linea con le altre squadre, come occasioni, come situazioni di campo, possesso palla, siamo simili se non superiori anche ad alcune squadre come occasioni. Forse sull'incisività non ci siamo, magari in questo momento, lo stiamo dicendo già da tempo, non si riesce a trovare anche il fatto di riaprire una partita e provare a riprenderla come è successo a Fiorenzuola. Purtroppo cadiamo nell'errore che subiamo un gol evitabilissimo, purtroppo anche il tiro adesso lo subiamo e lo prendiamo anche in maniera non bella. E no, io credo che alla fine debba prevalere il senso di squadra, debba prevalere, io ho puntato sul fatto che la palla si recupera come squadra, il gol si fa in questo momento come squadra, perché non vedo giocatori, ma non nel Vicenza, non vedo giocatori in questa categoria che possono vincere le partite da sole, ne vedo veramente pochi e in questo momento ne possiamo uscirne solamente di squadra. Senza entrare in quello che si dice nello spogliatoio, che rimane nello spogliatoio, che tipo di spiegazione si è data la squadra a questo momento e soprattutto a quello che è successo sul campo? Sì, è chiaro che noi quando si parla così si va prima sugli aspetti morali, sul non ci siamo, dobbiamo aiutarci di più, ma sono tutte cose che succedono in tutti gli spogliatoi, dobbiamo darci una mano, quello vicino a noi è il giocatore che ci fa vincere la partita, mi può dare una mano solo il mio compagno, poi andiamo sui dettagli tecnici, perché poi alla fine il nostro lavoro è sempre andare a vedere come abbiamo subito quel gol lì, in che maniera l'abbiamo fatto, in che maniera abbiamo provato a fare delle reazioni e non abbiamo concluso. E noi non ci rimane altro che, dopo aver visualizzato il fatto emotivo, il fatto morale ed esserci autoaccusati e giustamente trovare una quadra anche a livello emotivo, di motivazionale, poi andare sui dettagli che siano tecnico-tattici per quanto riguarda noi come squadra. Noi non possiamo fare altro anche domani, una partita che andremo a affrontare contro una squadra che gioca in quella maniera, dovremo affrontarla in quella maniera, con le cose che sappiamo fare. Sperando che le cose le facciamo meglio, con un altro spirito, e magari concretizziamo le occasioni che riusciamo ad avere per provare a avere delle partite un pochettino diverse, portare un po' le partite dalla nostra parte. Finisco il concetto. Do una chiave di lettura che poi magari può essere condivisa o no. A lei non piace parlare del passato, perché ovviamente quest'anno è un'altra stagione, però c'è un po' una continuità nei discorsi che sentiamo, anche sul fatto che la squadra si allena bene settimana e poi le prestazioni alla domenica sono di un certo tipo. E può essere anche, è una sensazione che ho io, che quando arrivano a Vicenza certi giocatori non abbiano più la fame giusta per arrivare a raggiungere certi tipi di obiettivi, nel senso che l'ambiente di per sé sotto tanti aspetti è già appagante di suo. Lo stadio, la proprietà. No, capisco cosa intendi. Io posso parlare dei miei giocatori, di quelli che sono arrivati prima in passato, non lo so, il fatto che continuo a dire che si allenano bene è appunto per quello che rischio di diventare poco credibile quando dico le cose. No, io credo no, anche perché altrimenti, ripeto, quando in questi momenti qua appunto si dà un peso anche come agli uomini, anche noi che siamo dentro, ognuno ci diamo anche un peso. Come uomo, se uno non ha fame, dobbiamo avere la capacità di riconoscere quello che non c'ha più fame, non c'ha più pancia piena, ha la pancia piena, e dobbiamo anche cercare di isolarlo. Io non credo che ci siano delle situazioni di questo genere in questa squadra. È chiaro che ci sono giocatori che magari hanno un'età diversa, anzi, io credo che alcuni siano all'ultimo graffio della carriera. E questo invece deve essere un modus operandi, secondo me, importante. A volte si cercano anche quei giocatori che hanno ancora un'altra annata da dare, perché può essere l'ultima soddisfazione o l'ultimo contratto della loro carriera. Si cerca anche queste cose nei calciatori. Io più che la pancia piena vorrei puntare sul fatto che ancora qualcuno nel calcio può dare ancora l'ultima graffiata. È per quello che si formano tante volte squadre con giocatori vecchi e anche molto giovani, perché siano da i vecchi siano da
riferimento per il loro futuro e cercare di trovare l'ultima graffiata della carriera. Perché? Io ti volevo chiedere, siccome penso che l'aspetto psicologico conti molto, se, che impressione hai avuto, nel senso quante, tra virgolette, certezze abbiamo perso in queste, dopo Fiorenzuola e dopo questo periodo? Sì, anche perché ci siamo un po' pianti addosso, sbagliamo troppi gol, l'arbitro non ci ha dato il rigore, ecco, sono tutte queste piccole cose che magari abbiamo portato avanti, abbiamo pensato sì, vabbè, però prima o poi il gol lo facciamo, prima o poi facciamo gol su palla inattiva, prima o poi troviamo un po' più di precisione e i problemi li risolviamo. La verità è che non è così, è che sono tutte scusanti che ci siamo presi, che ci hanno portato, questa è una nostra colpa, ad aver sottovalutato certi aspetti, anche da parte mia, molto probabilmente essere più forte ancora in certi momenti. Devo essere sincero, dopo la partita con la Juventus e con l'Atalanta nel 23, anch'io avevo la presunzione di dire che sembrava che avessimo trovato una certa quadra, forse quello è stato il momento in cui ho mollato un attimino la presa, perché mi sembrava di aver preso la strada giusta, invece è stato un errore. Se mai dovesse capitare di nuovo, non lo farò più. Questo errore. Hai parlato di scelte forti, no. Possiamo aspettarci... No, scelte forti, scusami, scelte forti nel senso che a volte bisogna fare delle scelte anche su alcuni giocatori che magari in certi momenti sono trascinanti, altri momenti lo sono meno, oppure che noi visualizziamo che in questo momento qua non abbiano la giusta forza per affrontare certi tipi di partita. Quindi possiamo aspettarci qualche giocatore di esperienza che magari cominci dalla panchina, Romani? Ma sì, vediamo. Appunto per le due o tre situazioni che abbiamo dobbiamo valutare bene. Ripeto, però 24 convocati, se saranno 21 sono comunque tanti. Io ho sempre detto che tutto sommato sulla qualità tecnica non si discosta tantissimo. Ecco, quindi avremo una squadra molto competitiva, secondo me molto molto competitiva domani. Anche ai giocatori, sperando che ci siano giocatori che abbiano anche la forza di sostenere una partita dove inizialmente magari potremmo trovarci anche un pochettino in un ambiente un po' in ebollizione. Le mettiamola così. Di Confente sono magari anche sotto osservazione viste le ultime due partite? Beh, insomma, io credo che Confente a Trieste ci ha tirato fuori una bella parata. Non mi ricordo. Sì, l'ultima partita poteva fare qualcosina in più, assolutamente gli è stato anche detto, ma credo che gli errori siano stati fatti un pochettino prima, nel senso per arrivare lì, gli abbiamo concesso di arrivare lì. E io credo che Confente stia facendo un buon campionato, lo reputo un buonissimo portiere per questa categoria. E come tutti, l'aspetto psicologico l'ha un po' condizionato, secondo me, soprattutto sul terzo gol che abbiamo subito. È un errore che anche lui ha detto: sì, ho sbagliato. E mi aspetto solamente una reazione nell'allenamento, quello che è stata, e maggiore concentrazione. Ma è quello che ci aspettiamo da tutti i calciatori. Nessuno sbaglia apposta. Ma ecco. Voleva chiederti se lo riconfermi. Certo, assolutamente. Il nostro, in questo momento, il nostro presidente titolare. Poi quello è un ruolo anche un po' particolare. Io credo che Confente, tutto sommato, fino adesso... Devo essere sincero, fino a qualche anno fa era veramente doveva fare una parata partita. E io gli ho sempre detto, in quella parata lì devi essere pronto. Io credo che a Trieste sia stato molto pronto, su quel colpo di testa è stato pronto. Un po' meno reattivo sul secondo e il terzo gol della Fiorenzuola, lo sa anche lui. Ma allora cominciamo a colpevolizzare ognuno per quello che ha fatto, allora posso dire anche altre cose. Sì, su altre, no, giocherà sicuramente con Fente. Comunque se questo che volete sapere. Cosa sull'aspetto psicologico, il Padova arriva ovviamente caricato a mille e trova un club come il nostro che invece è un po' sofferente dopo le ultime prove. Il pubblico, saranno più di mille i tifosi del Padova, si farà sicuramente sentire e punterà, sai che è un filo diretto con Padova, punterà molto su... alcuni obiettivi. Uno di questi obiettivi, inutile Ronaldo, è Ronaldo. quindi se metterà in campo Ronaldo, c'è da aspettare che tutto il pubblico di Fede Padovana sarà contro di lui, lo fischierà, lo insulterà, magari anche i giocatori stessi in campo lo bastoneranno un po', sapendo che lui è un po' fragile qualche volta nell'aspetto psicologico. Hai pensato a inquadrarlo? Sì, l'ho pensato, ma io Ronaldo lo considero un giocatore per quello che
o l'ho avuto io, un giocatore che tiene tantissimo la maglia del Vicenza, si allena sempre al massimo, è stato fuori, non ha mai detto una parola, quando è entrato ha fatto il suo dovere, quando ha giocato ha fatto gli errori che hanno fatto gli altri. Io sotto questo punto di vista è un giocatore che io lo vedo solido, lo vedo che secondo me fa meno cose che faceva al passato, meno stravagante, e quindi io non mi faccio questa considerazione. Tutti saremo fischiati, pensa che saremo fischiati anche dal nostro pubblico molto probabilmente, quindi dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa. Rispetto a quello che hai detto prima, che arrivano con tanto entusiasmo, è giusto che arrivino con tanto entusiasmo. Non so se noi fossimo arrivati con grande entusiasmo dopo un pareggio con l'Arenate 0-0. Forse vengono con grande entusiasmo perché ci credono in questo momento dei morti. Va bene. Potrebbe essere un vantaggio. Ma non lo so. Io so solo che se fossimo andati a giocare noi dopo uno 0-0 con l'Arenate, non credo che saremmo in... andremo con i... insomma... Anche loro hanno fatto le loro partite, hanno pareggiato delle partite anche loro. È una squadra molto forte, della quale noi ho grande rispetto, ma questo momento che si chiama Padova, che si chiama Provercelli, che si chiama Fiorenzuola, noi domani affronteremo una partita complicata per tanti motivi. Quindi ci si mette sicuramente una squadra forte da affrontare, che sia anche d'auspicio per i miei calciatori. Io la considero, e considero sempre questa partita una partita che sono miei competitor, come ha detto la Triestina, e su questo io non ci vado, non torno indietro su questo mio pensiero. Mister, se dopo la settimana difficile vissuta in questi ultimi giorni tu potessi decidere che squadra incontrare domani, sceglieresti Padova? Ma guarda, te l'ho appena detto, io sceglierei... Abbiamo dimostrato, ti ricordo che abbiamo perso col Fiorenzuola, forse la squadra che volevano tutti, dopo la Triestina. E quindi in questo momento non siamo nelle condizioni di poter scegliere squadra. Domani ci saranno 11 uomini di fronte a noi che qualsiasi colore avranno di magliettina sono avversari. Quindi contiamo molto di più noi in questo caso qua, in come l'affronteremo e la testa che ci metteremo dentro. Noi cercheremo di prepararla e di preparare i ragazzi ad una prestazione di livello importante, di sacrificio e di difficoltà, ma anche con la speranza che si avranno delle occasioni ancora per fare gol, perché io credo che nella partita ci saranno ancora delle occasioni per fare gol e dovremo cercare di sfruttarla. Insomma, tutto quello che abbiamo sempre fatto, e anche nei momenti, perché fino a 20 giorni fa sembrava che fossimo la realtà più felice al mondo in questo momento qua, non dimentichiamocelo, io l'ho detto anche alla mia difesa oggi, detto, non dimenticatevi che fino a 20 giorni fa eravamo la difesa più forte, considerata più forte, e certe cose devono rientrare dentro la nostra testa. Non mi sentiranno mai dire vabbè, adesso allora abbassiamo il nostro obiettivo, abbassiamo il nostro livello, no, il nostro livello deve essere quello e dobbiamo riportarlo a quello che è. Queste sono convinzioni che ho fortissime.